Ma io credo che, allora, innanzitutto secondo me è stata una bella partita dove il risultato in palio era notevole soprattutto per loro ma anche per noi, perché è chiaro che noi ci giochiamo anche al secondo posto, vincendo qua avremmo potuto saltare il primo turno di playoff e avremmo giocato la finale in casa con 2 risultati su 3, per cui è chiaro che noi siamo venuti qui per cercare di fare risultato pieno. E abbiamo trovato di fronte una squadra che sicuramente il primo tempo ci ha messo in difficoltà e noi non abbiamo fatto benissimo. E il secondo tempo, aiutati anche un po' dai cambi, un po' dal fatto di essere riusciti a sistemare un attimino meglio alcune cose, siamo riusciti a riaddrizzare una partita su un episodio nell'occasione del calcio di punizione di Urbanetto, che lui ha queste giocate. E dopo vi dirò che avevamo anche accarezzato la speranza di poter vincere, proprio perché noi al secondo posto ci tenevamo, perché nei playoff ti dà dei vantaggi in maniera notevole, e quindi credo che sia uscita una partita carica di emozioni, dove a mio modo di vedere gli episodi sono stati poi determinanti, perché in occasione del vantaggio loro sono stati bravi, ma probabilmente abbiamo commesso alcuni errori che non dovremmo commettere, e in occasione del gol nostro probabilmente un po' di responsabilità da parte di qualcuno, però alla fine il risultato di pareggio a noi ci lascia un po' di rammarico, proprio perché speravamo di vincere, però è chiaro che poi il campo dà il verdetto finale. Una bolognese ferita forse da quest'ultimo finale di campionato, che partita ti aspetti? Ma probabilmente ha delle similitudini con il Sandona, perché giocano allo stesso modo, stesso sistema di gioco, però con caratteristiche diverse. Sandona gioca molto di più la palla, molto più qualità tecnica, la Gordigese ha forse più sostanza, più struttura, più aggressività. Sarà una partita dove credo che la tranquillità e l'aspetto emotivo sarà importante. È normale che chi gioca in casa ha un vantaggio, perché può giocare su 2 risultati su 3. Ah beh, sì, assolutamente sì. Noi adesso siamo nelle condizioni di recuperare un po' di forze, e dopodiché noi proveremo, cercheremo di andare il più avanti possibile, sapendo che non sarà sicuramente facile il percorso, però insomma ho una rosa che mi permette anche di poter fare delle scelte, che mi permette anche di poter cambiare le partite in corso, e quindi è chiaro che noi cercheremo di fare il meglio possibile. È fuori discussione, non sarà facile, però per noi già il fatto di essere arrivati quarti in classifica in un girone direi piuttosto importante al primo anno, pur sapendo che comunque avevamo una buona squadra, è motivo di soddisfazione, per cui cerchiamo di portarla il più avanti possibile, divertendoci e facendo le cose fatte a modo.